Delitto d'onore. Fino a qualche anno fa, in Italia, esisteva un attenuante per alcuni reati fatti con lo scopo di difendere il proprio onore, la propria reputazione sociale. Primo caso, tradimento. Chi veniva tradito dalla moglie poteva uccidere la moglie, l'amante, l'amica che aveva aiutato la moglie in questa relazione illecita e avere una riduzione di pena per questo assassinio. Secondo caso, effusioni amorose non consentite. Se la sorella, la figlia, avessero avuto una relazione amorosa, delle effusioni amorose illegittime, potevano essere anche uccise. E per questo, dato che la loro relazione era illecita e andava contro la morale pubblica, l'assassino riceveva una condanna lieve. Terzo caso, se la sorella, la figlia, insistevano a vestirsi in un modo non decoroso per l'onore della famiglia, potevano anche essere uccise. La violenza non è mai accettata, non può essere mai tollerata. Purtroppo in Italia, fino a qualche anno fa, se questa veniva fatta per difendere il proprio onore, la propria reputazione sociale. Che reputazione ha un assassino? Una persona che fa questi atti violenti contro altre persone?